Oggi tentiamo una modifica a questa telecamera che ha un audio di merda. Come potete sentire, questa telecamera ha veramente un audio di merda. Giusto per darvi un aggiornamento sulla volta, come vedete non ci sono calcinacci, non c'è niente. Sì, giusto qualche cosina di polvere. Ah no, è proprio, non è polvere, è proprio fatta così. Bene. Ah, quindi sono riuscito nell'intento di evitare la pioggia di calcinacci. Ma torniamo a noi. Questa telecamera ha un audio di merda. E veramente sembra. Vaffanculo, Gesù. Sembra veramente che il microfono sia uno sterco di. Un microfono di sterco. Ah, ho lasciato tutto acceso. Vaffanculo a me. E quindi adesso noi la modificheremo. Siamo costretti ad aprirla e la apriremo. Ma torniamo al discorso che facevo prima. Il fatto che qui ha funzionato. Almeno per adesso sta funzionando. Non ho piogge di terra dal soffitto, non più. Ma com'era prima? Prima era così. Questa è roba che ho spostato dalla cucina quando ho deciso di fare quel lavoro, vedete? Da qua, da questa cazzo di volta, piove sempre terra e io me la ritrovo comunque anche qui un po' meno. Me la trovo su tastiera, vedete? Ci sono questi puntini bianchi sempre e comunque. Beh, questo l'avete visto ormai. E sarà oggetto di un prossimo video, una cosa che cercavo veramente da un sacco di tempo, da anni, da decenni. E lo vedremo, grazie. Io devo ringraziare il Panda che me l'ha trovato in un mercatino per poche lire, per pochi euro, per pochi talleri. Ma guardate qui quanta terra piove da questa pietra di merda. Solo che qui non posso fare la stessa cosa perché qui andrebbe intanto smontato mezzo laboratorio. Poi andrebbero pulite le cosiddette fughe, che come vedete sono fatte di terra di merda impastata con le feci vabbè, lasciamo perdere, va. Ovviamente io seguirò un tutorial che suppongo indiano. E questa persona fa il lavoro di modificare anche l'obiettivo, però va bene, qua mi spiega passo passo con una musica molto idiota come si smonta e io adesso la smonterò. Ecco come fa, bene, bene, ora lo sappiamo fare, adesso la smontiamo. So che non riuscirò a rimanere in inquadratura, lo so, però cosa volete che vi dica? Io farò del mio meglio, ma ora procediamo. Io ho qua la scatola delle cagate Raspberry, dentro cui ho degli attrezzi per aprire cagate come telefoni, eccetera. Io non metto mai le mani sui telefoni perché. Ma che cazzo sono questi cacciavite? Non metto mai le mani sui telefoni perché sono incapace, perché li odio, perché sono troppo piccoli, perché li odio e perché li odio. Quindi niente, quindi usiamo questa. Questo è stato già cippato con violenza inaudita, è stata usata violenza. Quindi apriamo la batteria. Questo è fatto per essere aperto con l'unghia, ma io l'unghia me la spacco. Batteria fuori. Dopodiché che cazzo fa? Lui apre questa parte qua. Lui apre questa parte qui, vediamo se ci riusciamo. Infatti. Beh, oddio.
si riesce, è una cosa. Una cosa miracolosa. Ora probabilmente sto distruggendo questa camera. Perché? Perché ho già i nervi, capite? Meglio forse togliere la micro SD, non si sa mai. Metterla qua, dove non la perderò, chi lo sa. Ok. Ora vediamo come prosegue. Ah, lui semplicemente la alza. E invece noi non possiamo, perché c'è un blocco. Ho dovuto usare la violenza, si è spaccato un tab. Bene. Porco si è spaccato questo, bastardo. Ora vedo quattro viti e lui le rimuove. Entra in gioco il cacciavitino. Entra in gioco il cacciavitino. Che è magnetico, fortunatamente. Che è magnetico, fortunatamente, porco. Già ho i nervi. Ho rimosso le quattro viti. Adesso c'è questa schedina che dovrebbe scoppolare facilmente. Ovviamente incollata. Certo, perché? Ah, dai, è venuta via. Ok. E ora lui che fa? Lui con una pinzetta alza questi cazzi. Ok, proviamoci. Io non ho la pinzetta, ma userò un coltello spuntato. Lui alza questo, alza questo, alza qui, e poi alza qui, e qui. E effettivamente è un cazzo. Vabbè, vediamo come fa. Lui toglie la parte dietro, ma allora che cazzo alzi? Cioè, allora sei un coglione, che cazzo mi fai vedere che si alza? E quindi stessa cosa che ho fatto davanti la devo fare dietro con queste clip che ovviamente mi si staranno già spaccando tutte. E infatti, cioè, lui la fa semplice, ma vi assicuro che ci vuole una forza inaudita. E qua c'è lo schermino che, se si staccasse da questo supporto, sarebbe anche buono. E questo è lo schermino. E spermiamo di non rompere. Immagino che si debba togliere. Infatti c'è una colla. Ecco. Ecco il... Vedete? C'è da scappellare il connettore. Cosa che ora noi faremo. Utilizzando il taglierino in modo da rovinare il flat cable, noi scoppoliamo il connettore. Che a lui è venuto fuori in un attimo, io invece sono costretto a tirare con violenza. Molto bene, andiamo avanti, vediamo cosa c'è di altro. Ah, lui preme da qui, lui preme e fa uscire, e in effetti è uscito, il tutto sta uscendo. Bene, abbiamo la circuiteria libera, wow! Ma guardate un po', c'è un'antenna wifi storta. E c'è il microfono che è un cazzo, che è un micro cazzo di merda. Qui c'è un sacco di spazio per metterci un microfono come si deve, e immagino che basti un microfono a condensatore. In realtà, volendo, ci sarebbe anche un sacco di spazio per metterci un connettore che potrebbe entrare qui sotto, un connettore, un jack microfonico. E chi lo sa, chi lo sa. Comunque adesso noi abbiamo il compito di dissaldare questi contatti piccolissimi del microfono. Questo sarà un grosso problema. Oh, guardate che magnifico shot! Sono veramente shottato! Ora una pulitina a questa punta di saldatore con incrostazioni tipiche di un cesso cacato. Ecco qua, punta di saldatore con incrostazioni di feci. E questo è il microfonino, eccolo qua, questo cosino, questo deve scoppolare.
Quindi ora noi facciamo la seguente, ci lo impastiamo di... e non si vede, mettiamolo qua, ecco ora si vede, ora impastiamo questa parte di stagno al piombo, che ovviamente non trovo più, ne ho un rotolo enorme e non lo trovo. Come cazzo è possibile? Ah, eccolo qua. Allora, aggiungiamo stagno al piombo per togliere questa cagata ROHS totalmente inutile, presa per il culo commerciale. Qui abbiamo segnato più e meno. Ecco qua. È caduto da solo, come avete visto, con un colpo ben assestato, metodo Stravinsky. Il microfono non è più qui. Vedete? I pad sono liberi. E il microfonino è qui. Questa merda di microfono se ne può andare a fare in culo senza passare dal via. Vediamo invece se riesco a pulire la zona della dissaldatura con la soldering wick. Dovrebbe succarsi lo stagno. Ci sono riuscito in uno dei buchi, ma non nell'altro. Vediamo. Porco bastardo, porco. Niente, nell'altro non ci riesce. Aggiungiamo dello stagno. Niente da fare. E che dire, ci sono riuscito, anche se voi forse non lo vedete, ma si vede la luce attraverso... Vabbè, insomma, ci sono riuscito. Ho dissaldato e ho pulito. Vediamo, forse è così. Ma che, non si vede un cazzo, vaffanculo. Ora, con le zanzare che mi stanno letteralmente mangiando vivo, e maledizione, le zanzare che mi stanno mangiando vivo, dobbiamo cercare un microfono a condensatore. Io avevo un cassettino di microfoni recuperati da vecchie radio, eccoli qua. Microfoni. E metteremo uno di questi. E voi mi direte, ma asbesto, questi microfoni sono vecchi come l'anticristo. E io vi dirò, sì, ma questi sono di una sensibilità mostruosa rispetto a questa cagata vomitata per giunta saldata direttamente sul PCB che prende tutte le vibrazioni. Io invece questo lo sospenderò flottante. Io con questi microfoni ho fatto veramente miracoli di registrazioni. E ora devo solo sceglierne uno che mi piace, anzi, che mi piace. Bisognerebbe guardare sigle e caratteristiche. Ma da quel che vedo mi piace questo. Mi piace questo perché ha già due fili abbastanza sottili. È lucido, quindi sembra abbastanza nuovo. Ha la sua merda sopra nera, questa merda di tessuto nero di merda, e quindi userò questo piccino. Lo metto qui, non si sa mai, lo conserviamo. Come vedete c'è plenty of spazio per mettere un microfono, e quindi io lo metterò. Ma voi mi direte, da dove passa il suono del microfono? Passa da una serie di microscopici fori che neanche si vedono, e io vi dirò che forse nemmeno ci sono. Ah, eccoli,
Vedete questa griglietta che si illumina? Passa da lì il suono del microfono. Ma la mia domanda è, ma come fa a passare da qua? Ah no, questo è l'altoparlante. L'uscita dell'altoparlante ha questi buchini. Vedete i buchini dell'altoparlante? E il microfono invece sta di qua. Ma qui non c'è niente che faccia passare da qualche parte, almeno mi sembra, il suono del microfono. Perché il microfono sarebbe nella parte qua in alto. Ah, vedo giusto due forellini. Ma no, ma non è possibile. Vediamo contro luce. Ah no. Praticamente il microfono non ha nessun foro che gli faccia fare. Eccoli, forse quei tre forellini lì. Che merda. Li vedete questi tre forellini? Quello è la presa, diciamo, dove prende l'audio. Io lo zoomo lo stesso, anche se questa telecamera di merda ha una macro di merda. Ma io dico, ma come cazzo si fa? Sì, sono... è invisibile, vedete. E io cercherò di fare qualcosa per... magari dei forellini. Per avere più microfonia. E forse conviene girare il microfono, diciamo, metterlo in questo orientamento, ovviamente dentro, piuttosto che come era prima, così. Invece di metterlo così, io mi piacerebbe metterlo cosà. Trallallero, trallallà. Non ci riuscirò mai. Allora, dove cazzo è il positivo? Il positivo è all'interno. Quindi all'interno ci devo mettere questo. No, ma io già divento pazzo. È impossibile. È impossibile saldare una cosa così. Così microscopica. E invece sì, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Guardate! È uscito pure dall'altra parte. Ma allora gli ficco anche questo. Sì, ho fatto una saldatura magnificente. Guardate, sono usciti perfettamente i due pirli. Quindi in questo momento il microfono è perfettamente connesso. Ora io dovrei semplicemente fare così. Metterlo qui così. Ora se trovo della spugna con cui sospendere delicazzamente questo microfono, forse ho conseguito la vittoria. Togliamo questo frammento merdoso. Ah, ho montato un microfono enorme. Bene. Ora avrei voluto avere lo spazio per mettere il jack. Probabilmente si potrebbe infilare qui, in questa parte qua, o accanto, in mezzo a questa inutile antenna dell'inutile wifi che non serve a un cazzo. Ho trovato un pezzo di spugna sporca. Vorrei metterla attorno al microfono. Vediamo se riesco a far sì. Per far sì che i coglioni girino. Riesco a far sì che le mie palle esplodano. Esplodano. Ora bestemmio. Il microfono è in posizione, come vedete. Forse devo assottigliare un po'. Vediamo se riesco a prendere un pezzo meno spesso. Un pezzo meno spesso, cane. La spugna la incollerò attorno al microfono. Così. Mentre qua sotto gliene incollo un altro pezzetto. Metto un punto di colla proprio qua. Ecco, così ho colla in appoggio qui, spugna, cioè. E spugna attorno al microfono, che ora posso mettere in posizione, ed ecco fatto. Ho posizionato il microfono, ho un ragionevole strato di spugna tutto attorno. Ora io direi che così va bene. Si tratta solo di richiudere, ma prima vorrei fare qualcosa per questi inutili forellini e vorrei allargarli con degli spilli. Dove cazzo li trovo io adesso gli spilli? Dove cazzo li trovo? Io avevo un... sicuramente ho un kit di cucito da qualche parte qui.
Aspetta un attimo però, io ho la macchina per cucire, quindi avrò sicuramente degli spilli in questa scatola che non esce, che non esce. In questa scatola avrò sicuramente, esatto, ho dello spillame, ho della spillanza. Molto bene, molto bene. Ora devo cercare degli spilli. Ovviamente non c'è manco uno spillo e quindi sarò costretto ad aprire questa scatola di aghi. Cosa che farò? Questa scatola di aghi ha una bustina di plastica e poi esce fuori, guardate. Quindi riesco forse a rimetterla nella sua bustina e quindi tenerla in condizioni mint. Guardate, scorre. Questo è sicuramente un kit che davano in qualche hotel dove sono stato. Ora noi prenderemo un ago, sembrano tutti uguali, quindi prenderò questo. Ci sono due bottoni di camicia, c'è un pugno di fili, uno sembra già usato, probabilmente l'ho già usato, me ne sbatto. E ora con questo ago cercherò di allargare e di praticare altri buchi qui. Vediamo se posso farlo. Posso farlo. Non mi serve una pinza adesso perché sto coso non esce più. E apriti, porco. Non è per niente facile. Beh, io allargo questi. Così non viene meno l'aspetto della camera. Ecco che adesso sono... Vedete, sono belli larghi ora. Ecco fatto. Richiudiamo e rimettiamo nella sua bustina. Così avremo tutto in condizioni mint. Già mi sento tutto mint. Ho come una sensazione di mint. Infatti, guardate. L'ho richiuso ed è perfetto, in condizioni mint, mint. Vediamo se riusciamo adesso, facendo i passi al contrario, a richiudere questa merda. Questa è uscita per così, quindi dovrebbe entrare per così, ok? Ed entra perfettamente, il microfono non ha fatto una piega. Il microfono, come vedete, è andato in posizione ed è, credo e spero, credo e spero proprio in corrispondenza con questi buchini. Poi sospetto che sia un po' di lato però. Vediamo, riapriamo. Infatti non solo sono dei figli della merda, ma come vedete il microfono ha la posizione rispetto ai buchini leggermente decentrata. Quindi io farò altri buchi qua, non me ne frega un cazzo. Intanto nel frattempo mi è saltato via un anellino di plastica che era attorno a questo merdoso altoparlante. Ora gli rimetto un po' di colla. Come vedete, succede sempre che toccate una cosa, se ne rompe un'altra. Aggiustate una roba, se ne spacca un'altra. E ora qua io ho toccato questo anello di merda e si è appena scollato da qui e devo riattaccarlo. Ecco, vaffanculo, colla di merda. Schiacci, non esce mai, poi la lasci lì ed esce un litro di colla. Ma vaffanculo. Attenzione, micro punte di trapano. Vediamo se riesco a mano. Mi ci vorrebbe un microscopico mandrino per usare questi. Ma io una volta avevo un cacciavite che poteva stringere cazzi. Un cacciavite stringi cazzi. Dov'è finito il cacciavite stringi cazzi? Non lo so. Vediamo se riesco a metterlo al posto. Sì, io posso stringere la punta del cacciavite dentro il portalame Letraset. Guardate che hack pazzesco. Io lo metto qua e ora ho un cacciavite a mano. Attenzione. Ve lo rispiego perché siete tonti. Ho tolto questa e ho messo la punta. E ora posso drillare. Vedete? Sto drillando a mano la plastica. Plasticazzi, infatti ho già fatto un buco perfetto. Ora ne farò altri qua
è fantastico, è un metodo fantastico, un'invenzione meravigliosa. Vedete, sto drillando, sto letteralmente drillando la plastica. Ecco, ora non verranno sicuramente dritti, ma io me ne sbatto. Ne faccio un altro qua e penso che siamo a posto, eh. Come vedete ho buchi multipli. Beh, a questo punto allargo anche gli altri. Affanculo, toh. Vai a fare in culo, toh. E vai a fare in culo, toh. Ora, se io sapessi la posizione precisa di questo microfono, potrei farne un paio sotto a questo punto, sotto. Farò altri buchi. Che figata questo sistema. Bravo me stesso, bravo. Questa telecamera mi è stata regalata da Grizzly, che saluto e amo, amo tanto. Va bene, sto riempiendo di buchi, me ne sbatto. Sta venendo molto bene il forame. Fantastico. Vittoria, socialismo, lui. Vedete i buchi, vedete quanti ce n'è ora. È il momento di rimontare, di richiudere. Ecco, è appena saltata via questa cosa. Come dicevo, toccate una cosa, se ne spacca un'altra. Porco bastardo. Cane schifoso, ladro. Porco maledetto, maleducato e porco. Abbiamo ufficialmente perso il pezzo della telecamera, che è saltato via per ben due volte. Culato. Niente, abbiamo perso. Chissà dove cazzo è finito. Porco bastardo. Bastardo. Porco. Abbiamo perso questo tappino qua, che non si capisce per quale porco di motivo esce fuori dall'alto, ed è la copertura del LED. Vaffanculo, maledetto cane schifoso, ladro, bastardo. Un pezzettino di plastica bianca, impossibile da trovare, impossibile. Sarà volato a terra a 15 km di distanza nel paese adiacente. Ignoriamo questa cosa, vediamo se salta fuori da solo e rimontiamo questa porco di telecamera. Ora, i passi da seguire sono esattamente al contrario, quindi devo riaprire qua, ricollegare lo schermo. Ovviamente ignorando il pezzo che abbiamo perso, guardate dove esso è finito. Qui, è finito qui. Ma io lo ignorerò ancora, metterò la batteria, che non entra, metterò la batteria che adesso è entrata, porco d***o, e accenderò per vedere se ho spaccato lo schermo, ma lo schermo è in ottime condizioni. Va bene. Ci sono riuscito forse, eh? Ancora dobbiamo rimontare bene. Adesso devo mettere questo pezzo di merda schifosa con questa clip del cazzo. Capire come deve entrare. Ecco, già me la perdo. Porco d***o, devo usare due mani, porco d***o. Ok, vuoi la guerra? Avrai la guerra. Avrai un blobbone di colla lì. Ti è. Quindi o stai, o stai. Ora questa luce, questa porco di cosa che continua a saltare via, che io ho messo storta e ficcata con forza, starà lì forever grazie alla colla artiglio, maledizione, che sì, è vero che si trova dai cinesi, ma è italiana, è una colla storica per le scarpe, per il cuoio, per la pelle. E l'ho richiusa perfettamente, ma guardate un po', sono riuscito a non rovinare nulla. Ora metto il vano batterie, il coprivano batterie, ed è fatta, adesso gli do una pulita con l'alcol isopropilico. Una volta queste cose io non riuscivo a farle, spaccavo tutto, con rabbia, coi nervi, invece come avete visto sono stato calmissimo. Va fangulo! No card, ficchiamo la card, che ovviamente io avrò messo al contrario, esatto, card messa e lui si è spento. Molto bene, bravo, complimenti. Ora la card è messa e io vado in registrazione. Fa questo rumore. E in questo momento io sto registrando con il nuovo microfono. Ecco, mi registro doppio inception.
inception di registrazione e non solo, ma inception di immagine, inception nell'immagine, inception. Guardate che cosa incredibile e meravigliosa. Ora mi metterò qua ed effettuerò una rotazione sulla sedia. Sto ruotando, io ruoto, ruoto, come potete vedere. C'è una rotazione in corso. È spettacolare. È meraviglioso. Ma adesso vediamo come si sente sto microfono, perché è giusto che si sappia la differenza. Ma prima bestemmiamo insieme. Porco di... Ecco qua l'audio. Oggi sentiamo una modifica. Per questa telecamera. Audio cupo, come potete che ben è un dire. Audio di merda. Ma voi già questo l'avete sentito, e quindi andiamo al prossimo. Sì, si sente meglio. Fa questo rumore. E in questo momento io sto registrando con il nuovo microfono. Bene, ecco, mi registro doppio inception. Inception di registrazione e non solo, ma inception di immagine. Ho vinto. Inception nell'immagine inception. Guardate che cosa incredibile e meravigliosa. Ora mi metterò qua ed effettuerò una rotazione sulla sedia. Molto meglio. Sto ruotando, effettuerò una rotazione spettacolare. Molto meglio. Meraviglioso. Perché questo si sentiva così, si sentiva molto cupo, senza toni alti. Infatti, sentite che schifo. Come potete sentire, questa telecamera è veramente un audio di merda. Mentre l'altro è così. Si sente molto meglio la voce. Io sto registrando con il nuovo microfono. Mancano forse un po' di bassi? Ecco, mi registro doppio inception. Guardate che cosa. E io sto riprendendo questa immagine inception dell'immagine inception dell'inception. Inception, to. Molto bene, sono soddisfatto della modifica. Si sente meglio. Ora l'audio sicuramente lo prende meglio grazie a questi buchini. Ma soprattutto sono riuscito a richiuderla senza spaccare nulla. E questa cosa mi stupisce, perché di solito quando si aprono sti oggetti cinesi vanno in pezzi. E ora vi lascio perché la batteria sta andando a fanculo. E grazie.